È un mondo effimero il nostro. Quanto male, quanta violenza. Ho cercato un'alternativa migliore e ho trovato il libro. E tu? Cerchi qualcosa di meglio? Una verità, come affermò Gesù, che rende liberi? E allora cercala qui. Cerca la verità di Dio. Dimmi la verità, non hai anche tu un posto speciale dove ti incontri o ti incontravi con la tua ragazza, col tuo ragazzo? È un luogo che ti è particolarmente caro, che ti ricorda l'appuntamento con lei o con lui, ti ricorda l'ansia dell'attesa, la gioia della speranza, i sogni, i progetti, le speranze. Era stato lo stesso per lo Shah Jahan. Nel 1630 ad Agra, in India, egli fece costruire il Taj Mahal. L'edificio sorge nel luogo dove lo Shah andava all'appuntamento con la sua sposa quando era ancora in vita. Ecco perché il Taj Mahal è un luogo di appuntamento per i turisti di ogni parte del mondo. Infatti è la meta più ambita per sposi in viaggio di nozze, essendo considerato di buon auspicio per la durata nel tempo del loro legame coniugale. Il Taj Mahal è uno splendido tempio in candido marmo che commemora il luogo d'incontro fra due innamorati. Anche Dio è un luogo d'incontro fra due innamorati, un tempio commemorativo nel quale si incontra con la sua sposa simbolica, che è la Chiesa, cioè i suoi fedeli di ogni epoca. È un tempio che, magari diversificato nei simboli, è presente in ogni epoca della storia. E quanto vedremo mediante la tappa odierna degli studi della serie La Verità di Dio, di cui ecco il titolo, L'appuntamento con Dio, e il sottotitolo è il seguente, La Verità sul Santuario Ebraico. In questa occasione non esamineremo nessuna delle 28 dottrine basate sulla Bibbia, questo per il fatto che lo studio odierno ci permette di porre le basi per meglio comprendere la dottrina che studieremo la prossima volta. Ecco le varie parti del nostro studio. Prima parte, il Tempio degli Ebrei. Seconda, il Tempio di Gesù. Terza, il mio Tempio. Quarta, il Tempio dello Spirito Santo. Centinaia di anni prima dell'avvento, nelle terre desolate dell'Oriente, ai piedi del Monte Sinai, il Signore aveva un santuario, un posto speciale per incontrarsi con la sua sposa simbolica, il popolo eletto. Dio stesso aveva comandato a Mosè che gli ebrei costruissero questo santuario. Esodo 25, 8 e 9. Essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti. Nel Tempio avveniva simbolicamente l'incontro tra il popolo e Dio, e in esso, come attraverso la rappresentazione scenica di una commedia, veniva riprodotto anticipatamente il piano della salvezza per mezzo della passione di Gesù. Tutto ciò veniva rappresentato attraverso i servizi religiosi del santuario ebraico, il tempio di adorazione del Dio Creatore. Descrizione del santuario. All'epoca in cui il Signore comandò la costruzione del santuario, il popolo di Israele era accampato nel deserto di fronte a Sinai e il tempio veniva montato al centro dell'accampamento. Gli elementi principali del santuario erano il cortile, il luogo santo, il luogo santissimo, i sacerdoti. Il cortile era circondato da una palizzata. Gli elementi principali del cortile erano l'altare dei sacrifici, la conca di rame, il tempio. L'altare dei sacrifici. Qui veniva bruciato l'agnello offerto per il peccato. La conca di rame era piena di acqua che serviva ai sacerdoti per lavarsi prima di entrare nel santuario. Il tempio era costituito da una grande tenda a due compartimenti. Le due sezioni separate da una tenda erano il luogo santo e il luogo santissimo. Il luogo santo era situato nel primo compartimento, era diviso dal secondo mediante una tenda che faceva da sipario.
Gli elementi principali del luogo santo erano il candelabro, l'altare dei profumi e la tavola dei pani. Il candelabro aveva sette lucerne accese e rappresentava la luce divina all'interno del santuario. L'altare dei profumi, vi si bruciavano essenze profumanti come espressione di culto a Dio. La tavola dei pani. I pani servivano di nutrimento rituale per i sacerdoti. Il luogo santissimo era collocato nel secondo compartimento, diviso dal primo da una tenda. All'interno di esso c'era l'arca del patto. In essa erano conservati i 10 comandamenti, una ciotola di manna e la verga di Aronne che era miracolosamente fiorita. Sul coperchio dell'arca c'erano due cherubini di oro massiccio che, insieme al coperchio, si chiamavano propiziatorio. Poteva entrare nel luogo santissimo solo il sommo sacerdote e solamente una volta all'anno. I sacerdoti svolgevano i riti ordinati da Dio. Questi riti venivano svolti nel cortile, nel primo compartimento, il luogo santo, e nel secondo, il luogo santissimo. Questi avevano due conformazioni essenziali: riti quotidiani e riti annuali. I riti quotidiani. Quando un ebreo aveva commesso peccato, doveva compiere un certo rito in vista dell'ottenimento del perdono. Portava un agnello nel santuario, l'agnello doveva essere candido e senza difetto. Entrava nel cortile, poggiava le mani sul capo dell'agnello e confessava su di lui il suo peccato. In questo modo trasferiva simbolicamente il peccato sull'agnello, poi lo uccideva egli stesso. Il sacerdote ne spruzzava il sangue sulla tenda che divideva il luogo santo dal luogo santissimo, mentre l'agnello veniva in parte mangiato e in parte bruciato sull'altare dei sacrifici. Significato: l'agnello candido e senza difetto rappresentava Gesù che si sostituisce alla morte del peccatore pur essendo appunto candido e senza difetto, cioè senza peccato. Questo rito fu ripetuto per 19 secoli senza interruzione. Fino a quando un giorno, proprio mentre il sacerdote stava per immolare un agnello, anche Gesù stava per essere immolato sulla croce. Matteo 27, 50-51. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono. La cortina del tempio si squarciò. Questa tenda impediva la vista della presenza di Dio rappresentata dai suoi comandamenti nel luogo santissimo. La tenda si strappò, il coltello sfuggì dalle mani del sacerdote e l'agnello scappò via. Ciò significa che non c'era più bisogno di agnello espiatorio perché Gesù aveva pagato per i nostri peccati. Per cui, da ora in poi, ognuno poteva avvicinarsi personalmente a Dio rappresentato nel luogo santissimo, oltre il sipario del peccato, la tenda. Il rito annuale. I peccati trasferiti mediante il sangue sostitutivo dell'agnello nel santuario lo rendevano simbolicamente impuro. Ecco perché ogni anno avveniva la purificazione del santuario, detta il giorno dell'espiazione o del giudizio. Significato del rito annuale. Significava che i nostri peccati confessati e perdonati si accumulano sulla terra fino al giudizio, quando essa sarà purificata dal male. Durante il giorno dell'espiazione si purificava il santuario mediante l'opera di intercessione da parte del sommo sacerdote, il solo che potesse entrare nel luogo santissimo e solamente in quell'occasione, una volta l'anno. Il sommo sacerdote offriva diversi sacrifici, inoltre prendeva due capri e tirava a sorte per sapere quale dei due dovesse rappresentare Gesù e quale Satana. Poi uccideva il capro che rappresentava Gesù e ne spargeva il sangue sull'arca con i 10 comandamenti. Dopodiché, poggiando le mani sul capro che rappresentava Satana, o capro espiatorio, confessava e trasferiva dal tempio su esso tutti i peccati del popolo. Quindi il capro espiatorio veniva condotto nel deserto dove moriva. Significato del capro espiatorio. Il significato è il seguente: il capro espiatorio rappresenta Satana. I nostri peccati sono causati sempre dalla tentazione di Satana e dalla nostra debolezza. Nella misura in cui essi sono commessi per colpa nostra, confessati e abbandonati, il sangue di Gesù sostituisce la nostra morte e noi siamo perdonati. Nella misura in cui i nostri peccati sono dovuti a Satana, dato che egli non si è pentito, li dovrà scontare personalmente nel deserto, cioè nella terra desolata e deserta durante il millennio, alla fine del quale millennio morirà per sempre. Ne riparleremo.
Significato del giudizio. Durante il giorno dell'espiazione, qualunque israelita che non fosse presente nel cortile del tempio, o non si pentisse dei suoi peccati in maniera evidente, oppure non vi ponesse umanamente rimedio, veniva espulso dal popolo. Egli non poteva entrare nella terra promessa. Questo simboleggiava il giudizio. Infatti, la fine dell'espiazione rappresenta il ritorno di Cristo, quando tutti coloro che non hanno voluto abbandonare i loro peccati saranno espulsi dal popolo di Dio e non entreranno nel regno dei cieli. A questo punto vogliamo aggiungere al quadro il fatto che il santuario ebraico era un modello visivo di tutte le funzioni riguardanti la salvezza del genere umano. Ebrei 9, 8, 9 e 8, 1 e 2. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questo è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto la coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto. Ora il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo. Abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli, ministro del santuario e del vero tabernacolo che il Signore e non un uomo ha eretto. Il santuario terrestre era un modello di quello celeste. Quello celeste rappresenta il ministero di Gesù in favore della nostra salvezza. Per cui il Tempio degli Ebrei, rappresentato dal santuario terrestre, diviene il Tempio di Gesù, perché in lui si adempiono le profezie simboleggiate dai riti del santuario ebraico. Ecco di seguito come i riti del santuario terrestre rappresentavano le funzioni di Gesù nel santuario celeste, i riti dell'intero anno giudaico. Dato che il santuario terrestre era un modellino del santuario celeste, le due fasi dei suoi servizi erano una previsione delle due fasi del ministero celeste di Gesù, successivamente alla sua ascensione. Il servizio quotidiano rappresentava il ministero celeste di Cristo, iniziato con la sua morte, resurrezione e ascensione. Il servizio annuale rappresentava Gesù che trasferisce il proprio ministero dal luogo santo al luogo santissimo del santuario celeste. Quest'ultima parte del ministero di Gesù nel luogo santissimo del santuario celeste rappresenta il giudizio. Il giudizio è il ministero di Gesù nel luogo santissimo del santuario celeste e l'argomento che prenderemo in esame al prossimo studio. Il santuario può anche avere un'applicazione alla vita cristiana attuale.
In altre parole, il significato degli oggetti nel santuario può indicarci come possiamo essere salvati noi credenti dell'epoca odierna. In questo caso, il Tempio degli Ebrei, divenuto il Tempio di Gesù, diventa il mio Tempio. Prendiamo ad esempio il caso di ciascuno di noi. Supponiamo di trovarci fuori dal santuario. Che cosa può significare per noi tale condizione? Fuori dal santuario. Essere fuori dal santuario può significare che siamo lontani da Dio, cioè non conosciamo e forse non mettiamo in pratica tutta la sua volontà. Però abbiamo avuto la possibilità di conoscere la verità di Dio tramite questi studi, per cui adesso vogliamo entrare nel cortile del santuario. Il cortile. Entrare nel cortile può rappresentare avvicinarsi allo studio della Bibbia. La porta d'ingresso era opposta a oriente, da dove sorge il sole. Per entrare, quindi, bisognava voltare le spalle al sole. Il sole rappresentava il dio dei pagani, il cui giorno settimanale festivo era la domenica, appunto il giorno del sole. Per noi entrare nel cortile significa che per avanzare nella conoscenza di Dio ed essere salvati, dobbiamo accettare il giorno dell'appuntamento con Dio. Dobbiamo osservare con gli altri anche il quarto comandamento, il sabato, non la domenica. L'altare dei sacrifici. Sull'altare dei sacrifici veniva bruciato sostanzialmente il grasso dell'agnello sacrificale. Il grasso rappresentava il peccato, può significare il pentimento. Dopo aver iniziato lo studio della Bibbia, noi dobbiamo intraprendere un'opera di riforma per eliminare dalla nostra vita tutto ciò che ha sapore di peccato volontario, ciò che può essere realizzato con l'aiuto divino, ma mediante la decisione umana. La conca di rame. Il sacerdote, prima di entrare nel luogo santo, utilizzava l'acqua della conca di rame per lavarsi, in segno di rispetto per il luogo dove entrava. Per noi può significare la conversione, il cui rito esteriore è il battesimo. Noi ci dobbiamo purificare dal peccato mediante il battesimo prima di fare parte ufficialmente della vera Chiesa di Dio, rappresentata dal luogo santo. Hai già deciso di essere battezzato del vero battesimo di Gesù? Pensaci. Il luogo santo. Il luogo santo può rappresentare appunto la vera Chiesa di Dio. In essa possiamo trovare il giusto nutrimento per la vita cristiana. Questo nutrimento è rappresentato dai seguenti elementi presenti nel luogo santo: la tavola dei pani, il candelabro e l'altare dei profumi. La tavola dei pani rappresenta la comunione con Gesù. Significa che nella vera Chiesa noi ci nutriremo dell'insegnamento di Gesù, della preghiera e della comunione fraterna. Gesù ha detto infatti: Io sono il pane disceso dal cielo. Il candelabro può rappresentare la possibilità che noi diveniamo una luce spirituale, cioè la testimonianza. Significa che noi possiamo ricevere la luce di Cristo e a nostra volta farla riflettere, testimoniando agli altri della verità che andiamo conoscendo. Insomma, noi diveniamo discepoli di Gesù, predicando le verità del Signore a tutti coloro che sono disposti ad accettarle. L'altare dei profumi. Qui si bruciava l'incenso, il cui fumo aromatico saliva oltre la pesante tenda per raggiungere il luogo santissimo che rappresentava la presenza di Dio. Il fumo rappresentava la giustizia di Cristo che ci protegge mediante le nostre preghiere. Vuol dire che noi, per ora, non possiamo vedere Dio. Il peccato, la tenda, ce lo impedisce, ma la preghiera, il fumo, arriva fino al trono di Dio, l'arca con i comandamenti. Il luogo santissimo. Nel luogo santissimo c'era l'arca con i comandamenti, che rappresentava la presenza di Dio. Il fatto che noi vi entriamo simboleggia il nostro incontro con Lui, per cui il simbolo definitivo è la nostra salvezza pienamente realizzata, cosa che avverrà al ritorno di Cristo.
Nell'ultima sezione del nostro studio, ecco che il Tempio degli Ebrei, divenuto il Tempio di Gesù e il mio Tempio, diventa il Tempio dello Spirito Santo. E che cosa rappresenta il Tempio dello Spirito Santo? Quando la Bibbia parla del Tempio di Dio in maniera simbolica, esplicitamente o implicitamente si riferisce a un Tempio composto da due elementi, il proprio corpo e la propria Chiesa. Primo elemento, il mio corpo rappresenta il tempio dello Spirito Santo. Prima Corinzi 6, 19 e 20. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, perché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Se il nostro corpo rappresenta il tempio dello Spirito Santo, significa che noi dobbiamo rendere onore a Dio per mezzo dell'utilizzazione del nostro corpo. Vuol dire che dobbiamo curare i suoi molteplici elementi, di cui i principali sono quello fisico e quello morale. L'elemento fisico. L'elemento fisico è connesso al nostro privilegio di utilizzare la temperanza in ogni campo: alimentazione, abbigliamento, lavoro, passatempi, eccetera. Insomma, l'utilizzazione della mia vita appartiene a Dio. L'elemento morale. Il cristiano evita le mode indecorose, il linguaggio scurrile, le amicizie sbagliate e la condotta immorale. Francesco Bacone dichiarò: "Il rispetto di sé dopo la religione è il freno principale di tutti i vizi." Il secondo simbolo del Tempio dello Spirito Santo è la Chiesa. Prima Corinzi 3, 16 e 17. Non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi? Se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. La Chiesa rappresenta il tempio dello Spirito Santo. Carissimo, se non sei ancora membro avventista battezzato, accetta di fare parte della Chiesa del Signore e pianifica la tua presenza regolare tutti i sabati. Programma il tuo battesimo per divenire ufficialmente membro della vera Chiesa di Dio degli ultimi tempi. E se sei o se non sei membro battezzato, sappi che la Chiesa del Signore non è perfetta, ma è quanto di meglio lo Spirito Santo possiede sulla terra. Andare in chiesa significa recarsi all'appuntamento con lo Spirito Santo. Amare la Chiesa significa amare lo Spirito Santo. Qualunque cosa accada, qualunque cosa mi accada, io devo amare la Chiesa. Se mi comporto in modo da guastarla, Dio guasterà me. Questo studio ci ha rivelato il Tempio degli Ebrei. Il santuario ebraico svelava anticipatamente agli ebrei la salvezza per mezzo di Gesù. Il Tempio di Gesù. I riti del santuario terrestre esemplificano il ministero celeste di Gesù in rapporto alla nostra salvezza. Il mio Tempio rappresenta il santuario ebraico applicato al nostro progresso spirituale, la Bibbia, la Chiesa, il battesimo, la salvezza. Il Tempio dello Spirito Santo. Dedicare la mia vita al Signore, dedicarmi alla Chiesa del Signore. Sono il profeta Zaccaria. Quando il Signore mi comandò di consacrare Giosuè in qualità di sommo sacerdote, mi suggerì un dettaglio interessante. Mi disse: Gli parlerai e gli dirai: Così parla il Signore degli eserciti. Ecco un uomo che si chiama il Germoglio, germoglierà nel suo luogo e costruirà il tempio del Signore. Ora ascoltami bene. Quello che dissi al sommo sacerdote Giosuè, oggi lo dico anche a te. Tu sei un germoglio. Dovrai germogliare nel tuo luogo e costruire il tempio del Signore. Mi spiego meglio. Un germoglio è destinato a germogliare e crescere. Se il Signore ti considera un germoglio, vuol dire che è disposto a investire sulle tue potenzialità, che
che crede in te, che ti ritiene utile e importante. Germoglierà nel suo luogo significa che il Signore ti chiede di essergli utile anche nel posto in cui ti trovi, nella condizione in cui ti trovi, nello stato d'animo in cui ti trovi, secondo i tuoi talenti e in rapporto ai compiti che egli ti affida. Edificherà il Tempio di Dio significa che il Signore ti chiede di edificare il suo Tempio. Ecco un uomo, ecco una donna, ecco un giovane, una ragazza, un bambino, ecco me, ecco te. Il Signore ti chiede di adoperarti per edificare la tua Chiesa e la tua vita. Carissimo, così parla il Signore degli eserciti. Ecco un uomo che si chiama il Germoglio. Germoglierà nel suo luogo e costruirà il Tempio del Signore. Chi è quell'uomo? Chi è quella donna? Sono io. Sei tu. È il mio augurio e la mia speranza per te e per la tua famiglia. Il Signore ti benedica. Arrivederci. Di speranza.